così. Milan-Cagliari. Io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma viste le probabili formazioni, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Prima premessa di questa sera. Seconda premessa, la Coppa Italia è la nostra bestia nera, non la vinciamo da 2003, forse 20 anni che non la vinciamo. L'anno scorso, ragazzi, è andata malissimo, perché sapete benissimo cosa è successo contro il Torino, che addirittura era in inferiorità numerica e ha avuto pure la faccia tosta di batterci. Messias si accentra, va a corto, mette palla, palla di perché quindi a chi l'hai data la palla, Messias, in tre centro dopo servito, mamma mia, è bello, è il vantaggio, è giusto così, è giusto così, ragazzi, è giusto così, è giusto così, è giusto così, è giusto così, è giusto, è 113 minuti che fai il coglione, sei in superiorità numerica, non metti una palla dentro neanche con le mani, sto coglione, perché sto coglione di Messias, sto coglione, si è portato palla a 10 metri con tre uomini accanto e l'ha regalata all'attaccante del Torino. E io l'ho detto, ragazzi, finirà 1-0 per il Torino. Quest'anno, a mio avviso, l'avversario è di livello minore, però, ragazzi, davvero, finché la partita non comincia a prendere una svolta in cui si possa fare delle conclusioni, io non mi azzarderei a sbilanciarmi, perché tutte le partite cominciano 0-0, tutti i campionati iniziano a 0 punti e la palla è rotonda. Ovviamente si spera di passare, si spera di fare il più cammino possibile, perché già Napoli e Inter hanno abbandonato la competizione, che insomma è una cosa veramente non da poco. Io sfrutterei questa occasione a nostro vantaggio, poi se dovessimo magari arrivare in finale, affrontare la Juventus, che magari è l'unico trofeo alla fine che si va a giocare seriamente, e perdiamo, magari proprio chissà perché 1-0, ce ne faremo una ragione. Detto questo, ragazzi, siamo ancora agli ottavi di finale, c'è una montagnola da scalare, queste erano solo supposizioni su supposizioni, ci sono 90 minuti tosti davanti a noi, che io mi auguro veramente non diventino 120, perché sennò la questione si fa molto tosta, che magari poi non diventino neanche 150 con i calci di rigore. Speriamo che il Milan dei giovani riesca a svignarla. Più che altro è un Calabria, Reinders e Hernandez fuori ruolo contro tutti, perché sono tutte riserve. Vediamo, ragazzi, vediamo. Intanto contro abbiamo sia Lovumbo che Petagna, che sono due giocatori, soprattutto il primo, molto tosti da affrontare. Mi vado a cambiare e ci rivediamo. Prima partita del 2024. Madonna Trevisani, quanta sfiga porti però, zio. Beh, in panchina le persone ci sono, Lotus Cic, Giroud, Leao, Pulisic, Kier, Florenzi, insomma, i cambi non mancano. Para con Radunovic il Cagliari, che è il portiere titolare, credo, perché la riserva è Scuffetto, non ricordo. Però titolare in panchina c'è Zappa, Viola, Pereiro, Goldaniga. Alla fine sono quasi tutti titolari, Vumbo, Jankto, De Jola, Di Pardo, sono tutti titolari, tutta gente che mi ricordo nel Cagliari Milan 1-3 di settembre. Comunque mi ero dimenticato di dirlo, ma buon 2024 a tutti, felice altro anno di merda a tutti quanti, perché tanto ormai siamo in fase discendente, quindi buon anno di merda a tutti. Tra l'altro il nostro Chaka Traoré, classe 2004, giocò contro di noi in un Parma Milan di aprile 2021, quindi cazzo, aveva 17 anni, forse anche da compiere, e non giocò male. Si vinse 3-1 con il 3-1 firmato Leao a recupero scaduto. Fu una bella partita. Mi ricordo il gol di Gagliolo. È iniziata, ragazzi. Ragazza, difesa. Hernandez non fa girare Petagna, poi arriva Di Pardo che tira una scureggina, però qua si poteva fare meglio, ragazzi. È vero che sono passati 3 minuti e 19 adesso, ma sta giocando solo il Cagliari.
ancora Mancosu, dalla bandierina. Mancosu. Palla di rigore Mirante. Mirante cosa ha preso? Poi era un metro e mezzo fuori porta. Se questo la metteva sul primo palo era finita. Raga, il Cagliari. Raga, il Cagliari, cazzo. Già prima sbrodolata difensiva, eh. E poi devo capire perché Romero, che già non gioca mai, lo fa giocare trequartista. Vabbè. Bravo Adli. C'è Chukwueze. C'è Chukwueze, c'è Traoré. Ha visto dentro Jovic. Sinistro Radunovic. Ed era in posizione regolare. Tiraccio. Madonna, quanto era regolare quella posizione lì. È vero che De Jong lo stava chiudendo, quindi non è che a livello di movimento potesse fare molto di più. Però, ragazzi, forse un tiro migliore ce lo potevamo aspettare da lui. Comunque Jimenez dall'alto è un Salemakers. Molto Salemakers. Altro fallo di Jimenez. Due falli in un minuto di Jimenez. C'è la sindrome di Hernandez, ragazzi. Tutti i terzini del Milan sono fallosi, è incredibile. Sai fare il terzino? No. Sai fare fallo? Sì, preso. Così funziona il Milan. Di testa bella giocata. Beh, attenzione, palla dentro. Petagna Makumbu. Di fatto un passaggio a Mirante. Che culo che è stato un passaggio a Mirante, ma che culo. Non va bene, ragazzi. Anche qua te hanno dimostrato, quattro passaggi sono arrivati al tiro. Quattro passaggi. Qua sta meritando il Cagliari, ragazzi. Lo dico io, sta meritando il Cagliari. Bravo Hernandez. Quando c'è un titolare si vede. Chukwueze dentro. Verso Jovic, rimane lì Hernandez. E dorme. E ci ha fatto pure fallo. Un'infrazione. Fatto pure punizione per il Cagliari. Si è addormentato e nell'addormentarsi ha fatto pure fallo Hernandez. Bastava tirati prima. Cioè tra Mirante e Jimenez ci sono 21 anni. Vi rendete conto che quando Jimenez è nato Mirante giocava già a livelli, penso fosse già titolare di qualche squadra, se non il secondo portiere della Juve, una cosa così. Nel 2005, ragazzi, Mirante era portiere titolare prima del Crotone e poi del Siena. Hernandez, vede il taglio di Jovic. Hernandez bella verso Jovic. Rimane lì. Gran controllo. Che palla gli ha dato Hernandez. Bel gol. Bellissimo gol. Ancora Jovic. Più lo pancano, più questo segna. Che palla di Hernandez. Ha avuto un po' culo per il fatto che il difensore del Cagliari non ci ha capito un cazzo sul controllo. Probabilmente manco Jovic ci ha capito un cazzo sul suo proprio controllo. Ma rimane il fatto che ha fatto un grandissimo gol, coadiuvato da un grandissimo assist. Vedo l'arbitro che parla. La posizione è assolutamente regolare. Non c'è nessun tocco di braccio. Ah, era Tsidiakos che non prende la palla di testa. Ok, ora in diretta è stato velocissimo, però a rivederla al rallentatore, Tsidiakos non è che si fosse addormentato, ma semplicemente non è riuscito a prenderla di testa. Che poi io non so che effetto avesse potuto fare una palla presa così di testa, perché era veramente al limite. Jovic a tu per tu con Radunovic lo batte e fa 1-0, ragazzi. Pardo che taglia la palla dentro Hernandez. Il Milan poteva ripartire in contropiede. Devo capire perché Xhaka Traoré abbia buttato la palla in lunga. Jovic ha perso il duello aereo e il Cagliari riparte. Io capisco che hai sbagliato una situazione pericolosa, ma fai un cazzo di disimpegno e parti, no? Partito di Hernandez. Oh, senza Leao un altro giocatore, eh? Hernandez. La buca per Jovic. Gol! Paperissima di Radunovic, ma ancora Hernandez per Jovic. 2-0, 42esimo, si è acceso Hernandez. Cioè, io non, come cazzo ho fatto a bruciare tutti quanti? Avevo appena criticato una cosa che aveva fatto il Milan e neanche finito di dirla che hanno fatto la cosa che avevo detto. Sarebbe meglio fare così e l'hanno fatta. Pessimo italiano, ottimo concetto. Nel senso, ho detto, invece che spazzare, fate un disimpegno. Il Cagliari ha perso palla e il Milan ha fatto il disimpegno finalmente, senza spazzare via la palla a fanculo. E ha fatto gol. Ma non so a chi verrà dato il gol. Io intanto qua sopra segno Jovic. Poi dopo, semmai, cambiamo. Forse Radunovic non si aspettava il tiro di Jovic. Fine primo tempo, dopo un minuto di recupero, ragazzi. Era partito meglio il Cagliari, poi è venuto fuori il Milan. Proprio il momento in cui il Cagliari aveva abbassato la guardia. Bene, così ci vediamo il secondo tempo. Io a questo punto dico che se il Milan non passa, è grave. È molto grave. Raga, iniziate, non me ne sono accorto, scusate, comunque 19 secondi di ritardo. Me l'ero presa tranquilla tranquilla con la chitarra, raga. Romero al centro, Romero dentro, Jimenez. Sinistro, pur essendo destro.
Non ha tirato male, questo è forte, questo è forte. Bene, il Cagliari, ragazzi, sta accusando il colpo. E a noi va bene così. Fernandez. Jimenez lascia Randers. Saltata la connessione. Invece sposta palla, arriva dentro ancora Jimenez, dentro Chukwuez, rimane lì Traoré. 3-0 al 50esimo. Alla prima da titolare, Xhaka Traoré. Cosa vi avevo detto inizio partita, ragazzi? Cosa vi avevo detto, ragazzi? Meno male si è bloccato prima. Anche qua, beh, Radunovic ce l'ha coperto. Sfiderei chiunque a prendere quella palla lì. Qua doveva essere gol di Chukwueze, però, perché grave non prendere quella palla lì. E io tra Atalanta e Sassuolo vorrei tanto il Sassuolo. Però è vero che il Sassuolo ci ha appena affrontato, quindi è fresco dei nostri schemi. Non saprei. Jovic, Chukwueze, qua c'è il fallo di Di Pardo. Ammonizione, perdi 3-0. Che cazzo fa il fallo tattico, dai. Aspetta. Calcio d'angolo. Dentro, oh, Petagna. Era uscito così, palla che finisce alta, vai pure Claudio. Ma Leao non viene voglia di fare qualcosa, magari un mezzo gol per, diciamo, rimettersi in carreggiata in una serata in cui di gol ne può anche sbagliare diversi? Chiedo, Pulisic, Leao. Destro in bocca a Radunovic. Seconda parata della serata. Certo, poteva angolare molto di più, Simic va da Chukwueze, che però subisce l'anticipo di Obert. Obert Cagliari, destro da fuori, calciare e batte Mirante sul suo palo. Gol. La conclusione sembrava innocua e invece Azzi ha trovato la porta anche goal. Con il destro che non è il suo piede, esulta tantissimo il 37 del Cagliari. Deviato Simic. Non so chi abbia segnato, sinceramente. Oggi abbiamo i gol misteriosi. Mi ha preso gol da Cazzi. Certo, clean sheet ce lo potevamo anche portare a casa, Primo gol subito del 2024, subito così. Riparte nel frattempo Pulisic. Da Florenzi, che Florenzi apre per Leao. Leao. Dai, raga, non ce la fa proprio Leao. Anche una partita vinta. Sì, però non mi potete incartare nell'area di rigore del Cagliari dopo che vi hanno regalato la palla. Ok, che la partita è vinta, però disattenzioni anche no, Provi tra poco, magari mi rispondi se abbiamo prima Leao. Leao. Destro, ce l'ha fatta. Non esultare, che se no vengo là ti picchio. Gol di Leao, 4-1. Era d'obbligo, ragazzi. Manco Gesù Bambino è stato così aspettato, Cioè, aspettando Godot, il gol di Leao, 4-1. Avete voluto fare il gol del 3-1 e vi è tornato indietro con gli interessi. La chiama Chukwueze, ma già Leao non la passa a cose normali. Figuriamoci quando deve far gol a tutti i costi. Da quando è che non segnavamo più di 3 gol in una partita? Da Milan-Sampdoria 5-1 di maggio, pensate un po' voi. Perché l'abbiamo fatti 3 al Cagliari, 3 al Monza, 3 al Sassuolo. No, 4 al Torino. Pulisic. Ancora Leao. La doppia? Leao, aspetta Chukwueze in bocca a Radunovic. Dai, fischia sta fine, forza. Finisce qui, finisce 4-1 in Milan, ai quarti di finale di Coppa Italia. Con la doppietta di Jovic, il gol di Traoré, il gol di Raffaele in finale. C'è un gol di Azzi, non si sa, Luvumbo. E nel mezzo, che si poteva tranquillamente evitare, poteva essere la strada perfetta. Invece il gol va preso per forza. E ci vediamo domenica per Empoli Milan. Alla prossima.